Tutti noi abbiamo un angelo che ci custodisce, ci fa sentire le cose. Ho visto qualcosa di meraviglioso. Loro ci influenzano a fare una cosa invece che un'altra, per salvarti, per condurti sulla retta via. Tutti ce l'abbiamo, uno. Quantomeno te l'aspetti, ti dà qualche segnale. Una luce accanto a noi, ci segue e ci guida per tutta la vita. Abbiamo tutti un angelo custode? L'angelo custode non sta alla nostra sinistra perché sarebbe inferiore a noi, ma noi diamo la destra all'angelo perché è un essere superiore a noi. La tradizione dice che ci assiste, ci ispira e ci protegge. Come Michele, il guerriero che impugna la spada. Michele è colui che con la sua spada separò il bene dal male, lottò e vinse contro Satana e i suoi angeli che precipitarono sulla terra e mai più tornarono nel regno dei cieli. A lui sono dedicati 7 santuari uniti da una misteriosa linea che va dall'Irlanda a Israele. Qualcosa di soprannaturale esiste. Queste isole, queste montagne, tutte sulla stessa linea, non le ha messe l'uomo. È la linea sacra dell'angelo, retta come la via alla quale gli uomini dovrebbero ispirarsi. 7 santuari lontanissimi tra loro, eppure perfettamente allineati. Qualcuno sostiene che sia il colpo di spada che San Michele ha dato quando ha scacciato il demonio nell'inferno. Perché i santuari sono stati costruiti proprio in quei luoghi. L'arcangelo Michele vuole dirci qualcosa? Il tracciato comincia in un'isola deserta dell'Irlanda. Lì sorge soltanto il monastero di Skellin Michael. L'arcangelo Michele sarebbe apparso a San Patrizio per aiutarlo a liberare il suo paese dal demonio. Il cammino prosegue verso sud e si ferma in Inghilterra, a St. Michael's Mount. Un isolotto che con la bassa marea si unisce alla terraferma. Proprio qui San Michele avrebbe parlato ad un gruppo di pescatori. La linea sacra dell'angelo continua in Francia, in un'altra isola incantata, Mont Saint-Michel. Anche qui, in Normandia, l'arcangelo Michele sarebbe apparso per 3 volte. A 1000 chilometri di distanza, in Piemonte, sorge il quarto santuario, la Sacra di San Michele, in Val di Susa. Il luogo dove veramente c'è la presenza di Dio e di San Michele Arcangelo. Giovanni Vincenzo, vescovo di Ravenna, vuole costruire una chiesetta. Raccoglie materiale, tronchi, pietre. Questo materiale di notte sparisce. La leggenda dice che furono proprio gli angeli a portare le pietre nel luogo esatto dove si doveva costruire. Spostandoci di altri 1000 chilometri, si arriva in Puglia, sul Gargano. Una caverna inaccessibile è diventata un luogo sacro, il santuario di San Michele Arcangelo. Io ho visto degli angeli che cantavano per me. Dall'Italia alla Grecia, nell'isola di Simi. Qui il monastero custodisce un'imponente immagine dell'angelo, alta 3 metri.
la linea sacra finisce in Israele, ad Haifa, sul Monte Carmelo. 7 luoghi legati da segni e apparizioni prodigiose. Una traccia invisibile lasciata dalla spada di San Michele durante la lotta contro il demonio. La loro presenza rafforzi in ciascuno di voi la certezza che Dio vi accompagna nel cammino della vita.